ti mettete a mezzanotte. La comunità cristiana accoglie il vostro entusiasmo. Alla vigilia di questo oratorio estivo, animare le giornate dei nostri ragazzi non è un compito facile né scontato. Richiede passione e pazienza. Siete consapevoli che essere animatori significa mettersi al servizio dei piccoli che vi sono affidati? A nome della comunità vi ringrazio per la vostra disponibilità. In queste settimane vi affidiamo i più piccoli tra noi, sono il tesoro prezioso della nostra comunità, la nostra riserva di futuro. Abbiatene cura. Volete dunque accogliere la responsabilità dell'animazione e dell'educazione dei ragazzi? Come segno di gratitudine e per esprimere il sostegno di tutta la comunità adulta, vi consegno la maglietta dell'oratorio estivo e vi chiedo di esprimere pubblicamente il vostro impegno. Adesso il sacerdote prenderà soltanto una maglietta simbolo e la farà vedere alla comunità e uno di voi, il più piccolo tra di voi, che penso in questo caso è Nicola, verrà a prenderla e dopo il sacerdote nominerà tutti gli animatori, qualcuno potrebbe sfuggire ma è uguale, è un fatto simbolico, e dopo tutti quanti insieme diremo la preghiera finale. A nome di tutta la comunità di Casandrino, ti consegno la maglietta dell'oratorio di quest'anno, che come tema ha per di qua tutte le attività, tutti i giochi, tutte le realtà che si diranno in queste due settimane, avranno come tema Mosè, l'uscita dall'Egitto degli ebrei, Mosè e i vari profeti che indicheranno la strada agli ebrei per la libertà che è qualcosa di bello. Bene, voi tutti insieme adesso indicherete ai nostri bambini la strada per andare verso la libertà, e la libertà è Gesù. Tieni con me. Facciamo un applauso. Diamolo tutti. Agrippino, Alessio, Agnello, Angela, Antonietta, Antonio, Carmine, Carolina, Davide, Don Antonio, Francesca, Francesco, Giovanni del Prete, Giovanni Morlano, Giulia, Giuseppe, Luigi, Marcello, Margot, Maria Teresa, Maria Luisa, Mariano, Milena, Nicola, Raffaella, Rita, Salvatore, Teresa, Vincenzo, Salvatore del Prete, Crescenzo, Caterina, Anna, Angelina, Annalina, Gelsomino, Giulio, Lina, Luigi, Maria, Maria 1, Maria 2, lo sanno adesso. Rita, Rosa 1, Rosa 2, Salvatore, Teresa 1, Teresa 2, Nicola, Anna, Di Virgilio, ho dimenticato qualcuno? E adesso tutti quanti insieme, diciamo, grazie Signore per il dono della vita, per il dono dei nostri amici e per
per le persone che ci vogliono bene. Grazie per averci invitati anche quest'anno a fare gli animatori decoratori estivi. Ci impegniamo a giocare tutte le nostre qualità e le nostre capacità a servizio dei piccoli e delle loro figlie. Signore, insieme con loro vogliamo camminare di giorno in giorno per scoprire quanto siamo preziosi ai tuoi occhi e quanto è bello essere tuoi amici. Ti chiediamo di guidarci nel percorso viaggio di queste settimane incontro a te. Ah, e di nuovo un applauso a questi ragazzi, a queste persone che hanno dato la loro disponibilità. E molto arduo. Noi adesso faremo il Vangelo di Marta e Maria. Vedete, dietro tutto questo però ci vuole qualcosa di importante. La preghiera. In queste due settimane voi, assemblea, voi popolo di Dio, avete compito e l'obbligo di pregare per la buona riuscita di questo Grest o oratorio.